Adesso diamo la parola al presidente dell'Ampi di Legnano per l'intervento conclusivo. Vi ringrazio ancora per la partecipazione e mi auguro che l'anno prossimo ci sia ancora tanta gente come oggi. Grazie ancora. Ma 74 anni fa i lavoratori della Franco Tosi con altri lavoratori e lavoratrici venivano deportati nel campo di concentramento di Mauthausen, da cui molti di loro non fecero più ritorno, trovando la morte dopo sofferenze indicibili. La repressione organizzata dai nazifascisti era stata decisa per reprimere gli scioperi che i lavoratori della Franco Tosi avevano organizzato, sotto la guida dei fratelli Venegoni e con il materiale di propaganda clandestina che la partigiana Piera, che abbiamo visto prima in fabbrica, aveva loro fornito. La Franco Tosi allora era un'azienda strategica per l'industria bellica nazista. Per questo la reazione del regime agli scioperi fu rabbiosa, brutale e violenta. Erano giorni dove tutte le grandi fabbriche del nord insorgevano contro la guerra e il regime fascista che l'aveva provocata. Ma gli scioperi erano indirizzati anche ad avere condizioni di vita e di lavoro meno miserevoli. Il prezzo pagato per quella ribellione fu pesante: deportazioni, arresti e prigionie. Le organizzazioni partigiani erano fortemente radicate nelle grandi fabbriche legnanesi ed ebbero un ruolo importante nel riscattare il nostro paese dalla vergogna fascista. Il mondo seppe, attraverso Radio Londra e New York Times, che l'Italia non era totalmente subordinata all'occupante tedesco o alla politica del governo fascista. Questi eventi, infatti, pesarono positivamente ai tavoli della pace a guerra finita. Ricordare oggi questi uomini pacifici, ma costretti alla lotta armata, serve a ricordare cosa fu il fascismo con tutte le sue tragiche conseguenze, evitando che la storia venga rimossa o travisata. Peggio ancora sarebbe lasciare il paese che cada nell'indifferenza, l'indifferenza che fu il male più tragico del secolo scorso, poiché aprì la porta al ventennio fascista. 80 anni fa, nel 1938, l'Italia fascista varava le leggi razziali nell'indifferenza e nel consenso generale, che introduceva nel nostro ordinamento giuridico le discriminazioni razziali. Dalla sera alla mattina, uomini, donne, bambini, che fino al giorno prima erano vicini di casa, compagni di lavoro, di scuola o semplici conoscenti, improvvisamente divennero persone senza più diritti. Vennero licenziati dai luoghi di lavoro, gli furono sottratti i beni delle loro attività, i bambini e i ragazzi vennero espulsi dalle scuole, vennero avviati infine alla deportazione senza ritorno. Dopo 80 anni occorre conoscere e parlare di ciò che allora successe, con tutto il carico di atrocità che videro i campi di sterminio come apice della soppressione di milioni di esseri umani. Bisogna parlare di quel passato, anche perché l'intolleranza, il disprezzo per ebrei, migranti, omosessuali, poveri o disabili sta riaffiorando pericolosamente, non solo attraverso i partiti o movimenti dichiaratamente fascisti quali Casa Pound, Forza Nuova, Lealtà e Azione, che domani vergognosamente sarà presente in città. Devo dire che voglio ringraziare l'amministrazione comunale e il sindaco per aver accolto l'appello dell'Ampi a non dare a loro un luogo pubblico per la loro scomoda e vergognosa presenza. Le protezioni politiche che essi trovano tradiscono la storia della Resistenza e della Costituzione e sono un pericolo per la democrazia. Occorre dire con forza che si può essere conservatori o di centrodestra senza essere fascisti. Gli uomini che oggi ricordiamo combatterono queste leggi razziali, combatterono tutta la politica fascista, che fu dittatura, assassinio politico e sindacale, che fu confino o esilio e che colpì anche tanti legnanesi. Soprattutto questi uomini combatterono contro le guerre coloniali e la guerra al fianco dei nazisti. Ricordare gli uomini in questo luogo significa ricordare il ruolo dei lavoratori nella lotta di liberazione, ruolo che fu decisivo. Anche per questo la nostra Costituzione, di cui quest'anno ricorre il 70° anniversario della sua emanazione, contiene valori che richiamano
la lotta antifascista e i diritti sociali, quali libertà politica e sindacali, solidarietà, lavoro, uguaglianza, valori che oggi vengono pesantemente messi in discussione. I lavoratori della Tosi e tutti i legnanesi della Resistenza, che oggi ricordiamo, ci guardano come eredi delle loro lotte di libertà e ci chiedono di onorarli, non solo ricordando il loro sacrificio, ma ricordando e facendo vivere, rivivere i valori politici, morali e culturali che furono alla base della Resistenza poi scritta nella Carta Costituzionale. Come non vedere oggi il degrado della politica, le divisioni rancorose nel Paese e l'assenza di una politica che guardi al futuro, come richiamato recentemente dal Presidente Mattarella. Questo degrado della politica e dell'etica pubblica che sfocia dell'antipolitica ci deve fortemente preoccupare per i pericoli che essa fa correre alla stessa democrazia. Occorre riportare quindi la politica allo spirito della Resistenza unitaria e antifascista racchiusa nella Costituzione. Ricordare questi uomini non in modo retorico, ma facendo vivere i loro valori, i loro ricordi nei valori costituzionali per un paese migliore, più giusto, più equo, più partecipativo alla vita sociale e politica. A voi, uomini della Franco Tosi e delle Arte Fabbriche, il nostro ringraziamento per il vostro sacrificio e per l'attualità e la modernità dei valori per cui avete combattuto. Viva la Resistenza!